Direttamente da Fabiana La Valle, oggi arriva una notizia davvero importante in casa Juventus, mi verrebbe a dire anche abbastanza triste, perché ne abbiamo già parlato, abbiamo già analizzato la situazione, ma ci sono degli sviluppi molto interessanti. Continuo a dire molto tristi, ora capirete il perché. Io come sempre ricordo che per rimanere aggiornato sulle vicende Juve vi invito a iscrivervi al canale in maniera del tutto gratuita, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video per rimanere aggiornati sulle vicende della Juventus. Allora, ci sono molte novità in ottica Juve per quanto riguarda Bonucci e vi dico già da subito che le notizie non sono positive. Le notizie riportate da Fabiana Della Valle non sono per niente positive, anzi. Intanto partiamo dalla prima, ma è la meno peggio, mi verrebbe da dire. La meno peggio è: Bonucci ha rifiutato l'Ajax. E già questo ci fa capire quanto ci sia qualcosa che non va. Ma andiamo con ordine. Tre mesi fa Leonardo Bonucci festeggiava le 500 presenze con la Juventus. Le festeggiava in un periodo in cui obiettivamente non era perfetto il rapporto tra Juve e Bonucci, perché da tempo la Juventus fa capire a Bonucci che di fronte a un'offerta puoi anche andare, perché siamo in difficoltà economiche. 8 scudetti, la fascia da capitano, Bonucci e la Juventus sono uniti praticamente indissolubilmente, il loro destino è legato. Ma cosa succede? La novità è che tutta questa vicenda finirà di fronte all'arbitrato del CONI. Perché? Perché la Juventus ha respinto ufficialmente la richiesta mandata dal legale di Bonucci del reintegro in rosa e lui ha deciso di appunto di fare questo tipo di mossa, cioè chiederà al CONI il reintegro. Cioè lui è pronto ad andare al CONI per poter richiedere il reintegro. Si era mosso per vie legali, come ricorderete, vi abbiamo raccontato della vicenda legata alla PEC mandata al legale di Bonucci per chiedere il reintegro in rosa, visto che lui fa parte a tutti gli effetti della rosa, ha inviato una diffida al club per tornare a far parte della Juventus, perché ritiene di essere stato costretto nell'ultimo mese a lavorare in palestre, in strutture che secondo lui non sono idonee e in orari particolari. Cioè Bonucci si è lamentato del fatto che doveva lavorare a parte in palestre non adatte, non idonee, in orari particolari. Alla Continassa lui ha accesso dopo le 19:30 e di giorno si allena solo col personal trainer. Questo cosa vuol dire? Che è stato messo da parte proprio dal gruppo. Cioè lui non deve avere, da quello che sembra, pare che non debba avere proprio interazione con i compagni. E questo ci fa capire che il rapporto è proprio ai minimi termini. Cioè, evidentemente, tra lui e Allegri sarà successo qualcosa di grosso. Sarà successo qualcosa di molto grosso. Con Allegri ci sono stati vari incontri, ma senza chiarificazione. Cioè, Allegri è rimasto nella sua posizione. Giuntoli è rimasto nella sua posizione. Lui, di fatto, mercoledì era in tribuna nella partita tra Juve A e Juve B, tra Juve A prima squadra e Next Gen, e ha mandato anche un messaggio social facendo capire che lui ancora al contesto ci tiene. E in questo momento Bonucci, piuttosto che dire vabbè, ok, metto da parte tutto, mi cerco un'altra avventura, lui cosa fa? Rifiuta l'Ajax, perché lui non vuole il reintegro. O meglio, vuole il reintegro, non vuole la risoluzione contrattuale, ed è per questo motivo che ha rifiutato l'offerta dell'Ajax, che gli aveva proposto un'offerta importante, soprattutto da leader. Ti fai l'ultimo anno di carriera a livelli importanti all'Ajax, giocandoti anche la Champions League, e lui no. Dice no, assolutamente no. E qua c'è qualcosa che non va. Tra l'altro lui va al CONI per dimostrare che la Juventus ha violato l'articolo 7 dell'accordo collettivo, quello che ha a che fare con la tutela dei diritti dei calciatori, che ritengono ci sia stata una ingiustificata esclusione da parte degli allenamenti. Invece la Juventus dovrà difendersi dicendo che ha agito nel massimo della regolarità, difendendo semplicemente la propria scelta di volerlo mettere fuori dal progetto tecnico. Cioè, quante volte è capitato a una società di non ritenere un giocatore più adatto al progetto tecnico, quindi invita il proprio procuratore a cercarsi una nuova squadra. È una routine abbastanza comune, evidentemente, non per Bonucci, che sta puntando i piedi, io continuo a dire, in maniera abbastanza
ci sono, sarebbero tanti termini che vorrei usare, ma vorrei evitarli. Perché questo mi sembra proprio l'atteggiamento del bambino viziato. Molti mi potranno dire, ma lui ha fatto lo stereo di Juventus, questo non è un trattamento giusto. Da un lato posso anche essere d'accordo, ma dall'altro l'orgoglio ti dovrebbe portare a dire, ok, ho capito, mi faccio da parte. Ok, ho capito la situazione, non voglio più essere un peso, vado altrove. E magari vi dimostro che altrove posso fare bene. Lo stesso ragionamento, d'altronde, che aveva fatto qualche anno fa, quando, a seguito di screzi con Allegri, lasciò la Juventus per andare al Milan. E non è andato solo al Milan. È andato al Milan dicendo di voler cambiare gli equilibri, di spostare gli equilibri, di portare lo scudetto al Milan. E su questo non ci sono, diciamo, particolari problemi, ma segna lo stadium e fai il gesto dello sciacquo della bocca. Quello è stato il passaggio focale che mi ha fatto capire che Bonucci evidentemente così tanto santerello non era. Poi lui è tornato alla Juve, il classico ritorno a casa con la coda tra le gambe, ha capito, ma io sono convinto che è tornato alla Juventus non perché gli mancava la Juventus, ma perché gli mancava vincere, perché si è ritrovato in un Milan disastroso, fatto di tanti acquisti sbagliati dalla coppia Fassone Mirabella, e in quel caso il Milan fece una stagione orribile e lui insieme a non fu in grado di tirare avanti la difesa composta da lui e Romagnoli, difensore che ora stiamo vedendo ad ultimi livelli alla Lazio. Il Bonucci del Milan è stato un disastro, è stato letteralmente un disastro, perché non aveva più la grossa copertura che ti davano signori di un certo calibro come Chiellini e come Barzagli. Non c'era più la BBC a, diciamo, in qualche modo camuffare, mettere una pezza di fronte alle tue lacune difensive, che sono chiare ed evidenti, perché le lacune difensive di Bonucci le ha sempre avute, le aveva nei tempi d'oro, le ha ora che chiaramente è in una condizione fisica precaria. Ci sono sempre state. Quando va al Milan si rende conto delle difficoltà vere di una squadra che non aveva questa grande solidità difensiva, doveva essere lui a darla, ed invece credo che la situazione sia anche peggiorata. Non a caso il Milan poi vende Bonucci, e dopo la vendita di Bonucci c'è stato un graduale miglioramento che ha portato il Milan a essere una delle squadre più solide anche in difesa, perché ha ricomposto una delle difese importanti con Kjaer, Tomori, giocatori di un certo livello che hanno, secondo me, hanno portato una crescita importante di questo Milan, che poi arriva, è sfociato addirittura nello scudetto 2 anni fa. Io addirittura questa richiesta, questa richiesta al CONI per richiedere il reintegro in rosa la ritengo una roba fuori dal mondo, veramente fuori dal mondo. Rifiutare offerte di tutti i tipi per assolutamente richiedere, qual è il senso? Andare alla Juventus e stare un anno fuori? Allenarsi con i compagni e stare sempre fuori? È questo il senso? Cioè, io vorrei capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo quale sarebbe? Ok, c'è il reintegro in rosa. Ok, la Juventus ti rimette in rosa, ma stai sempre in panchina. E il tuo ultimo anno alla Juventus e al calcio giocato lo passi così? Lo passi in panchina come un giocatore qualunque messo da parte, sapendo però che in tasca ti entrano un bel po' di soldi? Io francamente lo ritengo folle questo atteggiamento, e credo che bisognerebbe anche mettersi un po' di umiltà addosso e capire che non sono più i tempi d'oro quando andava tutto bene, ma questo Bonucci obiettivamente non vale neanche 1 milione di ingaggio, non 3,5 o 6,5. Questo è il mio pensiero, voglio sapere che pensate voi di questa triste vicenda che vede coinvolta la Juventus e Bonucci.